Ciao raga, allora voglio farvi un attimino vedere questo articolo qua. Praticamente in Francia la ministra francese Schiappa, che già il nome è una garanzia, ora abbiamo una legge che vieta agli uomini di importunare le donne. Il progetto di legge prevede multe fino a 750 € per le molestie in strada. No? Poi vabbè, qui c'è l'intervista, bisogna opporsi all'atteggiamento fastidioso che si crea, vabbè. Le molestie in strada, no? 750 € di multa per le molestie in strada. Questa, in Francia è passata questa legge, no? Praticamente quello che mi ha lasciato allibito, cosa che io... Già in altri video, come sapete, chi mi segue, avevo parlato di questa cosa che ormai praticamente, anche se qui si parla della Francia, non dell'Italia, però tutto è diventato molestia ormai, no? Cioè qualunque cosa, ormai questa società iperfemminista, no? Che si è creata, dove le tutele per le donne sono secondo me ormai esagerate, e questo ne è il chiaro esempio, perché cosa vuol dire molestia in strada? Cioè le leggi sulle molestie... ci sono sempre state, ma qual è il confine tra la molestia e il volerci provare? Cioè, non ci puoi neanche più provare con una ragazza, quindi adesso è vietato provarci, quindi praticamente cosa facciamo? Se è vietato provarci, cioè nessuno più si accoppia, nessuno più si fidanza, nessuno più si sposa, cioè quello che mi lascia allibito è qual è il confine, no? Tra la molestia, perché la molestia è chiaro che... Se tu vai, palpeggi una sconosciuta, quella è molestia. Ma se io sono per strada, vedo una bella ragazza, facciamo un esempio, no? Per dire, no? Dici adesso ci voglio provare, no? Dici vai lì, sai, cerchi di attaccare il bottone. Cioè questa è già una... Secondo questa legge che hanno fatto è una molestia, no? Quindi ti becchi 750 € di multa. A parte la difficoltà naturalmente di... Cioè come fai? Devi andare a denunciare, come fai a provare? Cioè, vabbè, a parte la difficoltà, non ho capito poi come faranno qui. Però questa società iperfemminista che si è creata, no? Oggi praticamente, cioè l'uomo non può più far nulla, mentre nessuno, ad esempio, parla delle discriminazioni verso gli uomini, no? Che io ne ho fatto dei video, non sto a ripetere, andate a vedere, no? Vogliamo parlare, per esempio, delle donne che entrano gratis in discoteca e l'uomo deve pagare? Non è una discriminazione, no, però per queste nessuno fa leggi per queste cose. Quando è l'uomo discriminato, nessuno fa leggi. Quando invece, come in questo caso, non ho fatto la legge in Francia, no, alla molestia, no? Quindi se io vado per strada da una, ciao bella, come ti chiami? È molestia. 750 € di, non so, volete fare la ghigliottina, visto che siamo in Francia, no, la ghigliottina si addice, no? Vogliamo fare la pena di morte, non so, il rogo, ciao bella, rogo, ghigliottina, no? Ma che cazzo di leggi sono? Ma invece di pensare ai problemi seri... Questi qua pensano alle stronzate, no? E poi ripeto, chi stabilisce il confine tra quello che è una molestia? Perché qui praticamente, cioè se tu vai, secondo questa legge, se tu vai ad approcci una che in quel momento vuol farsi gli affari suoi, no? È già una molestia. Vabbè, ma allora non ci puoi più processare, ci tolgono anche la possibilità di provarci, allora cosa facciamo? Ci tagliamoci tutte le palle, ci tagliamo le palle, poi però... La cosa che mi fa incazzare è che poi senti le donne, no? Lamentarsi, dire ah, ma gli uomini non ci provano più, non c'è più l'uomo di una volta, sono tutti timidi, sono tutti impacciati, sono tutti... ho capito, guarda cosa fate. Cioè, adesso non ci puoi più provare, quindi tagliamoci tutte le palle, no? Non facciamo più nulla, ognuno stia... Praticamente una società, 7 miliardi e 800 milioni di persone nel mondo, tutti single. Perché se tu non ci puoi più provare, se aspetti le donne che ci provano, ciao, campacavallo, forse una su 100 lo fa. E quindi niente, qui siamo arrivati veramente al delirio di questa società iperfemminista, no? Invece di andare nei paesi arabi, dove lì veramente le donne sono trattate come le schiave, no? Però lì non vanno le femministe a rompere le palle, perché lì le ammazzano, no? Gli tagliano la testa, le ammazzano, le lapidano vive, le bruciano, le sbrumano tutte, no? E rompono le palle qua, dove ormai hanno fin troppi diritti. A proposito, io l'altro giorno leggevo un'altra cosa che io spesso ho detto nei miei video. L'altro giorno ho letto un articolo che diceva che l'occupazione in Italia è in aumento
ed è in aumento in particolare l'occupazione femminile, mentre l'occupazione maschile diminuisce. Questa è un'altra cosa che io spesso ho detto nei miei video, cioè che oggi ha più facilità una donna di trovare lavoro rispetto a un uomo. Ho spiegato anche in altri video il motivo. Comunque niente, questa società iperfemminista che si è creata, praticamente non ci puoi più provare. Vedi una per strada carina e dici, ma sì, dai, proviamo a attaccare. Che poi un'altra cosa, e poi chiudo. Spesso è successo, no? Conosco, ho vissuto, conosco situazioni di alcune persone che magari all'inizio, magari quando tu ci provi con una, magari le stai anche antipatico. È successo anche a me in passato. Poi dopo, quando ti conoscono bene, invece magari poi magari nascono anche delle storie, no? Perché, come si dice, l'apparenza inganna. Invece secondo questa legge no. Secondo questa legge tu approcci una, no? Se le stai antipatico a primo impatto, oppure lei è lì per i fatti suoi, no? Che non ha voglia, boh, multa. Denunciato, denunciato. Ehi, ciao, denunciato. Ma va, dai, più. Pensate a fare le leggi serie.